E se ci pensate bene, questa non preferenzialità, questo essere iscritto in maniera equivalente, io oserei dire quasi equidistante, cioè equa, voi direste, fra gli esseri, mi parla di un qualcosa che umanamente sfugge alla possibilità di comprensione. A meno che non incida profondamente sulla struttura che si è creata fin da quando siete bambini del vostro modo di guardare il mondo. Sempre basato sull'individualità, sempre basato sulla competizione e cooperazione, entrambe le cose, con l'alterità, sempre basato su quel qualcosa che doveva essere via via plasmante voi, ma in modo tale da riconoscere voi, non da riconoscere ciò che c'è nella profondità. Ma questo mi porta ad un'altra affermazione, che l'indifferenziazione non è altro che, come dire, la pennellata superficiale da una parte e profonda dall'altra parte, che il divino pone soprattutto ciò che avviene. Tutto ciò che avviene è retto da questa, come potrei dire, non differenziazione in termini di quello che voi ponete sulla differenziazione, ed esaltazione invece della funzione di ciascun essere rispetto all'esistere. Rispetto all'esistere. E qui cominciamo il nostro piccolo viaggio, tenendo sempre come dire, tenendo sempre il focus su quella che abbiamo definito la necessaria interconnessione fra gli esseri e la necessaria, intrinseca, già esistente trasmissione. Riepilogo brevemente cosa vuol dire trasmissione. Trasmissione non è ciò che voi date, quindi qualcosa che vi arriva, voi elaborate e date. Quello fa parte del mondo, del modo con cui vedete il mondo. Non è possibile pensare che la radice profonda del mondo sia ciò che voi date, perché è carico di limiti. Trasmissione, a un certo punto noi siamo arrivati a definirla quel qualcosa che plasmando voi in termini, come dire, predati, al di là di quello che voi costruite, portate inesorabilmente a ogni altro essere nel momento in cui vi coniugate. Cioè, quindi entrate in relazione con i vari esseri, che voi lo sappiate o che voi non lo sappiate, che voi lo vogliate o che voi non lo vogliate, il che vuol dire che sotteso al mondo che voi conoscete o che voi pensate di conoscere, a quel mondo che è il mondo vostro, c'è un mondo che non è vostro, c'è un mondo a cui voi siete intrinsecamente legati e di cui voi siete espressione. Ma non nella forma con cui voi vi considerate, in un altro modo, in un altro modo e in un altro modo. E voi, man mano che andate dentro questa prospettiva di cui sto parlando, scoprite che la funzione primaria non è quella di costruire qualcosa, ma quella di togliere via i veli, 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 veli. Ed è molto più difficile costruire qualcosa se ci pensate bene. Perché quando costruite qualcosa, cosa fate? Dovete sempre fare i conti con la vostra mente. Dovete sempre fare i conti col dover essere, dovete sempre fare i conti con le misurazioni, le comparazioni. Togliere i veli è un'altra cosa, vuol dire spostare l'attenzione sempre di più su quel qualcosa che continuamente accade. Oh, ci siamo, che continuamente accade, che continuamente accade, che continuamente accade. Quante volte nella vostra vita il continuamente accade si trasforma in ciò che voi fate o in ciò che voi subite? In ciò che voi fate, in ciò che voi subite, in ciò che fanno gli altri? Contro per voi. Non è l'idea che io ho di questo mondo profondo, nel quale semplicemente quello che si presenta davanti ai vostri occhi, naturalmente quando cambiate gli occhiali, svela un continuo accadere. È semplicemente un continuo accadere. Quando dico un continuo accadere, implicitamente io ci metto già dentro le due paroline di cui abbiamo parlato fino adesso, e cioè le singolarità che entrano in campo e dall'altra parte l'indifferenziazione. Perché dico che
mette in risalto le singolarità, perché l'accadere è fatto di tanti esseri che incontrate, di tante connessioni che si creano di volta in volta, che variano nel tempo, giusto? Fino a qua ci siamo. Ma dall'altra parte, non potrebbe esistere questo mondo così come lo sto parlando se non ci fosse un'equivalenza. E l'equivalenza parla di questo amore profondo che non dà più importanza a un essere perché è buonino o l'altro essere perché non è buonino. Questo è il vostro mondo. Dà la stessa rilevanza a tutti gli esseri in quanto funzionali, non a se stessi, ma quel qualcosa che va oltre loro e di cui loro sono certamente espressione. Ma non espressione così come se l'è costruita la mente e dunque i vari tragitti, e ricordo che la mente costruisce sempre per voi, ma di quel qualcosa che non è toccato, diciamo pure la parola, dalla sporcizia di quell'io che c'è sempre, 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 anche quando voi vorreste toglierlo, finché volete toglierlo.